Mi chiamo Katiuscia, ho 47 anni, tra poco, quindi ancora non ne ho. Vengo da Zurigo, dalla Svizzera. Sì, stavo dicendo che ho conosciuto il dottor Palmas tramite reclame pubblicitarie, nei cartelli, per giro per strada, specialmente in Sardegna. Mentre mangiavo mi sono cascati questi due denti sani e andando poi dall'ospedale mi hanno detto che avevo questa parodontite che non era visibile, ma la mia gengiva stava letteralmente ritirandosi e i denti stavano uscendo fuori. E io in quel momento ho detto no, allora ho mandato un preventivo al centro dove prendono lì, sì, a Bergamo, e mi hanno indirizzato qua. Poi tutto il percorso, come lo sapete, sì, e mi sono trovata bene subito. Io ho messo 12 impianti, 6 sopra e 6 sotto. Però fino all'ultimo, cioè non è che tu mandi la radiografia e ti dicono subito cosa devi fare. Loro hanno un'idea di cosa poterti fare, però la decisione in assoluto è quando arrivi qua. Quando arrivi qua proprio danno il 100% la conferma di cosa puoi fare. Togliere, non togliere, sostituire, curare. Non è che dici ok, vado, me le tolgo e me le metto. Non è così. Poi ho avuto la fortuna di avere un bel chirurgo giovane, penso sia il più bello della clinica. Questo lo devo dire perché è importante. Però dormivo, quindi non me ne sono accorta di niente. Un bel chirurgo, sì. Io ho avuto il dottor Basile, sì, non ho avuti altri, però mi hanno detto che è uno dei più bravi, però ecco, lui è stato molto, molto delicato, paziente, ascolta, perché è importante che ti ascoltino. È andato tutto bene, insomma, tutto bene. Adesso invece fo delle risate talmente, sai, proprio così, perché dice wow, che bello, ora rido, mi devono vedere. Ma non pensi ai tuoi denti, pensi che stai, è una cosa dentro, non pensi che hai denti nuovi, non ci pensi. Pensi che stai bene, ridi perché sei tranquilla.